Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Is It Love? Drogo alias My Vampire Love. Finalmente continuiamo la storia con Drogo, so che la state aspettando con ansia perché per alcune settimane non l'ho messa, cercherò di essere più regolare, ma purtroppo ho avuto alcuni impegni. E vi ricordo, come al solito, di stare attenti a cosa scrivete nei commenti perché non dovete assolutamente scrivere il vero nome del gioco, altrimenti potrò avere problemi di copyright, quindi fate attenzione. E adesso continuiamo subito la storia. Lo seguo attraverso il labirinto di corridoi e stanze. Mi ci vorranno sicuramente dei giorni per memorizzare la disposizione della casa. Per ora mi sembra di trovarmi in un enorme labirinto. Cioè, sarà gigantesca. Al nostro arrivo nella sala da pranzo, noto che il tavolo è apparecchiato per una sola persona. Guardo sorpresa Nicolà. Lui non mangia? Non ti unisci a me? Ho già mangiato questa sera, ma ti terrò compagnia. Chissà cosa ha mangiato. Sono intimorita dal lusso della stanza. La tavola è apparecchiata in tutta raffinatezza e un piatto coperto è posizionato di fronte a me. Nicolè solleva il coperchio, rivelando due panini al prosciutto presentati con accuratezza. E io che mi aspettavo chissà cosa. Alzo lo sguardo verso Nicolè, il quale sorride sfacciatamente. Me ne sono occupato personalmente. Complimenti, che doti culinarie quest'uomo. Ovviamente gli sorrido. Gli sorrido, non sono affatto sorpresa. Mentre mangio i panini, Nicolè cerca di scoprire qualcosa di più su di me. Da quel che ho letto sul modulo che ci ha inviato, sei figlia unica. Esatto. E i tuoi genitori sono morti lo scorso anno? Ignoro la stretta al petto. Sì, è per questo che sono venuta qui. Avevo bisogno di un nuovo inizio, di cambiare aria. Capisco, non è mai facile ricominciare dopo simili eventi. Una volta terminato il pasto, mi appoggio alla sedia. Tu, al contrario, vieni da una grande famiglia. Ho l'impressione di vederlo accigliarsi, ma è così veloce che non sono sicura. Osservalo, così magari ne capiamo qualcosa in più. Lo scruto per capire cosa pensi. Insisto, a costo di sembrare maleducata, cosa che non sono solitamente, ma ho bisogno di conoscere meglio Nicolè. Non vuoi dirmi di più? Nicolè scuote la testa e rimane in silenzio. Mi sento improvvisamente a disagio. Non sempre è facile vivere insieme, ma ci si adatta e ci sono dei lati positivi. Per esempio, ci supportiamo l'un l'altro nei momenti difficili, proteggendo i più deboli. C'è sempre una grande solidarietà tra fratelli e sorelle. Ti dovrò credere sulla parola, non ho mai sperimentato nulla di simile. Nicolè sembra sorpreso e dice: Non hai amici con dei forti legami? No, nessuno, ma non ha importanza. Mi guarda dubbioso e mi sento in dovere di aggiungere. Non guardarmi così, va tutto bene. Sono una persona molto indipendente e la solitudine non è qualcosa che mi spaventa. Almeno non sempre. Si alza senza aggiungere altro e mi accompagna alla mia stanza. Prima di andarsene dice: Elena, non dimenticarti che non sei più sola. Lui legge nella mente, ne sono certa. Il suono di voci distanti mi sveglia dal sonno. Sono ancora stanca. Mi ci è voluto parecchio tempo per addormentarmi la notte scorsa. Oddio, così. Ma per fortuna questo letto è così morbido e confortevole. Apro gli occhi e mi prende un colpo. E ci credo prenderebbe un colpo anche a me, così all'improvviso mi trovo una figura a fianco che mi fissa. Però è dolcissima, mi piace tantissimo e mi ricorda Chibiusa.
Una bambina davvero carina è in piedi di fianco al letto. Mi fissa con grandi occhi marroni, il mento poggiato sul materasso. E io adoro i suoi capelli, voglio i capelli come i suoi, rosa. Mi porto una mano al petto, cercando di calmare il battito infernale del mio cuore. Non mi aspettavo una visita, non appena sveglia. Mentre mi ricompongo gradualmente, osservo la bambina, i cui occhi non hanno abbandonato la mia faccia. Perché mi fissa così, è inquietante. È davvero adorabile, è vestita all'ultima moda e sembra una bambola. Vengo subito colpita dalla sua dolcezza. Non ho mai avuto fratelli e sorelle, non vedo l'ora di passare un po' di tempo con lei. Ho già migliaia di idee su quello che potremmo fare. Il suo sguardo fisso, però, mi mette un po' a disagio. È di famiglia, immagino. Le sorrido nonostante tutto. Le dovrò comunque far capire di non farlo più. Per non parlare del macabro peluche che si porta dietro. In effetti è un po' inquietante il pupazzo. Non so se per via del suo sorriso o dei suoi grandi occhi vuoti, ma un brivido freddo mi corre lungo la schiena. Credo mi offrirò di sistemarlo. Qualche motivo dovrebbe rallegrarlo. Riporto la mia attenzione sulla bambina. Non ha detto una parola da quando ho aperto gli occhi. Tento un approccio semplice e gentile. Ciao, tu devi essere Lori. Lei non risponde e continua semplicemente a fissarmi. Stiamo cominciando proprio bene la giornata, direi. Decisamente. Drogo si è comportato esattamente allo stesso modo ieri. Forse sembro strana? Sei così bella. Oh, parla. Ok. Oh, grazie, sei gentile. Anche tu sei molto carina. Lori non reagisce al complimento. Curioso per una ragazzina della sua età. In genere a loro piace mettersi in mostra, stare al centro dell'attenzione. Ti occuperai di me? Sì, e vedrai, andremo molto d'accordo. Sostituirai Lucy. Mi piaceva Lucia. Aveva dei bei capelli, come i tuoi. All'inizio era gentile, ma quando... Lori viene bruscamente interrotta da Nicolè, che apre la porta. Quando Lori non si muove di un centimetro... Comunque stava per raccontarci qualcosa la bambina, perché l'ha interrotta? Vabbè no, io sorrido di nuovo. Non importa, almeno non farò tardi stamattina. Lori deve imparare a rispettare la privacy delle persone. Come puoi vedere, ci stiamo ancora lavorando. Infatti Lori ignora completamente il fratello e mantiene l'attenzione focalizzata su di me. Alzo le spalle e adotto un atteggiamento sereno. In ogni caso, sembra sia interessata a me. Non so se è un bene o un male questa cosa, però. A dir poco. Andiamo, Lori, lasciamo che Elena si prepari e vediamo come va la colazione. Senza dire altro, sparisce in un baleno. Nicolè mi guarda contrito. Mi scuso per questa intrusione. Non preoccuparti. Datemi una mezz'ora e vi raggiungo. Molto bene. Aspetto che chiuda la porta alle sue spalle. Una volta fuori, ovviamente salto giù dal letto, perché non posso stare ancora lì. Poi vado in bagno a prepararmi. Sotto la doccia rifletto un po'. Lori sembra una bambina affascinante. È super carina, aggiungerei. Vive solo in una famiglia strana, perché per il momento sì, direi che sono tutti un po' strani, soprattutto Drogo. Dato che ho 2 giorni prima dell'inizio delle lezioni, avrò tutto il tempo per conoscerla meglio.
mi chiedo come sia il resto della famiglia, che ovviamente non vedo l'ora di incontrare, quindi ah. Dopo una bella dormita mi sento meglio. Devo ammettere che Nicolè e Lori fanno pendere la bilancia dal lato positivo. Mi torna in mente l'immagine di Drogo, la sua aria sicura, il suo fascino cupo, il suo look aggressivo. Inizio a sentirmi agitata. Quel tipo sembra tirare fuori il peggio di me. Mi affretto ad allontanarlo dai miei pensieri. Come si fa a non pensare a Drogo? Io assolutamente penso a lui. Una cosa è certa, ha catturato la mia attenzione, nel bene e nel male. Nonostante il suo atteggiamento distaccato, devo ammettere che è un bel ragazzo e che emana un certo fascino. Se non fosse così scortese, mi sarebbe anche potuto interessare. Stranamente, la sua aggressione mi ha lasciato più una sensazione di eccitazione che di paura. Esco fuori dalla vasca e mi asciugo distrattamente. Non so se provo rabbia, fastidio o qualcosa di più disturbante. Mi affretto a vestirmi. Altrimenti sarò l'ultima a scendere per colazione e preferirei evitare di fare una brutta impressione al mio primo giorno. Mentre mi pettino i capelli, ripenso alla conversazione avuta il giorno prima con Nicolè. Ha detto che hanno avuto difficoltà a mantenere le stesse etate per lungo tempo, quindi mi chiedo: saranno state licenziate dai Bertoli o se ne sono andate di loro iniziativa? Se si tratta della seconda opzione, non si mette bene per me. E Lucy, cosa le è successo? È stata solo una coincidenza che Nicolè abbia interrotto Lori? O è stato intenzionale? Devo scoprire di più! Assolutissimamente, perché la curiosità è grande. Lascio la mia stanza e cerco di trovare la sala da pranzo tra i vari corridoi. Quando entro nella sala, Nicolè e Lori sono già seduti al grande tavolo. Mi avvicino lentamente, non volendo dare l'impressione di intromettermi. Nicolè mi accoglie con un grande sorriso che mi fa sentire più a mio agio. Elena, vieni a unirti a noi. Se hai fame, serviti pure. C'è cibo a volontà. Lo vedo. Mi siedo di fronte a Lori, che mi fissa ancora più che in precedenza. Le faccio un sorriso? Mi raddrizzo sulla sedia e le sorrido. Il suo silenzio sta diventando un po' inquietante. Ok, sta bambina c'ha qualcosa che non va, mi sa. Ma salve! Un giovane che non ho ancora incontrato entra, distraendo Lori. Il volto della bambina si accende. Tende le braccia. No, vabbè, è carinissimo lui. Un sorriso illumina il volto del ragazzo. Nicolè si volge con discrezione verso di me. Me lo presenti? Quello è Peter, l'altro fratello. Piacere di conoscerti, Peter, è un vero piacere. Oh, sì, il musicista. Tutti belli in questa famiglia sono. Ha anche un magnetismo sorprendente. I suoi occhi color smeraldo sembrano un po' assonnati. Io lo trovo affascinante. I suoi capelli, così scuri da sembrare blu, sono spettinati. Mi fanno quasi venir voglia di passarci le dita. Vedendo Lori in attesa di un abbraccio, ride con tenerezza. Agisce subito, dandole un bacio sulla testa. Quanta dolcezza, quanta! Quasi non mi guarda mentre saluta Nicolè e si dirige verso il salone. Ma io sono un po' delusa perché mi aspettavo di venire calcolata magari un pochetto. Sapete com'è? Come potrò sentirmi a mio agio se metà famiglia è ostile verso di me? Almeno non mi ha aggredita. Sono solo di passaggio. Ci ha letto nel pensiero pure lui! Lo sapevo, io qua leggono tutti nel pensiero. Nicolè alza le sopracciglia. Al solito. Resto pensierosa per un po'.
Ci sono diversi membri di questa famiglia con diverse personalità. Dovrò abituarmi e chiarire la mia posizione. Prendo una grande tazza di caffè, perché io amo il caffè, e due panini da accompagnare. Quando inizio a fare colazione, mi rendo conto di essere l'unica a mangiare. E già questo è strano. Io due domande me le farei. Voi non mangiate? Lori mi fissa e basta, mentre Nicolè scuote la testa. Abbiamo già fatto colazione, mentre tu ti preparavi. Ah, ho fatto troppo tardi? No, assolutamente. Lori non era molto paziente, così abbiamo iniziato prima. Capita spesso, non ti preoccupare. Inizio a mangiare in un silenzio rilassante. Preferisco la quiete la mattina. Cioè, perché per me è così. Domani torna a scuola. Sentendola parlare di colpo, per poco non faccio cadere il cucchiaio a terra. Davvero? Scommetto che non vedi l'ora. Sicuramente sarò la più carina. Cerco di trattenere un sorriso. È così carina. Sicuro. Quindi sai già cosa metterai? Lei scuote la testa, poco sicura. Ho pensato che potessi aiutarmi tu. I tuoi vestiti sono belli. Ma quanto è dolce sta bimba! Oh, grazie! Sarà un piacere, vedrai. Nessuna sarà più carina di te. Oh, wow, eccolo! Lori sembra soddisfatta, così mi viene da ridere. Quando alzo lo sguardo, i miei occhi incontrano quelli di Drogo. Ciao, Drogo! Per un attimo resto sconcertata. Sento del calore espandersi nel ventre, perché cioè, lui fa questo effetto. Mi sembra di camminare sui carboni ardenti quando è intorno, e lui sembra godere nel turbarmi. Non mi aspettavo di rivederlo così presto. È sciocco, Drogo vive qui, mi imbatterò sempre in lui. Che idiota. Chissà se legge anche lui nel pensiero come gli altri. È fuori questione. Devo dire qualcosa. Non so cosa, ma devo parlare. Buongiorno. Ovviamente non risponde. Noto Lori guardare da Drogo verso me e poi da me verso lui. Infine torna a guardare me con espressione confusa. La bambina è perspicace, ha già capito tutto. Chiunque può notare l'ostilità tra di noi. È chiaro che non andiamo d'accordo. E di chi è la colpa? Ho sperato che avrebbe avuto un atteggiamento migliore una volta riapparso. A quanto pare mi sbagliavo. Perché non ti piace Drogo? Ok, è lei forse che ci sta leggendo nel pensiero. Quasi soffoco nel mio bicchiere. Lori ha il dono di portare problemi in superficie. I miei occhi incontrano lo sguardo ironico di Drogo. È chiaramente divertito dal commento di Lori. Alzo le spalle. Lo ignoro, concentrandomi sulla mia colazione. Hai dormito bene? Sussulto, non mi aspettavo mi parlasse dopo tutto. E poi non gli importa di me. Non mi interessa, Drogo è solo un idiota. Sorride di nuovo, ma preferisco ignorarlo e rivolgermi agli altri. Sono ancora sorpresa dal commento di Lori, mi sento improvvisamente a disagio. Se una ragazzina della sua età percepisce ciò che provo, non oso immaginare cosa stiano pensando i suoi fratelli. Ma, no, niente affatto, lo conosco a malapena. Nicolè tossisce discretamente, mi volto verso di lui, incontrando il suo sguardo divertito.
Grandioso! Anche lui lo trova divertente. Non so come spiegare la mia antipatia per Drogo ad una bambina di quell'età. E quel che è peggio, è la sua sorellina. Drogo ha ancora quell'aria beffarda che mi irrita tantissimo. Passa una mano tra i capelli di Lori, sorridendo. Comportati bene con la cosina, ok? Non dobbiamo giocarci. Ma perché? Che cos'è questo termine cosina? Madonna, non lo sopporto! Ma che modo di chiamarci è? Guarda con aria di sfida Nicolè, che gli risponde con freddezza. Giocarci? No, ma chi crede di essere? È così presuntuoso. Quel soprannome che mi ha affibbiato è davvero sprezzante. Rimango calma. Se non avessi bisogno di questo lavoro, gli renderei pan per focaccia. Piuttosto che dargliela vinta, adotto un atteggiamento indifferente e gli rispondo fredda. Smetti di chiamarmi così. Ok, cosina. Non capisco perché si comporti così con me. Non mi conosce neanche. Senza degnarsi di aggiungere altro, Drogo si alza e lascia la stanza. Lori fa una faccia imbronciata. Hai fatto andare via Drogo? No, beh, non credo. Di fronte a lei mi sento impotente. Voglio riuscire ad andarci d'accordo. Lori, sai perfettamente che nessuno sarebbe in grado di scacciare Drogo. È andato via di sua spontanea volontà. Lori riflette pensosa sulla risposta del fratello e poi annuisce. Nicolè si sporge verso di me. Oggi avrete la casa tutta per voi, così potrete passare un po' di tempo assieme. La scuola non inizia prima di domani. Le faccio un sorriso allegro. È fantastico, faremo un sacco di cose da ragazze. Ok, dai, allora io mi fermo qui per il momento con la storia, devo dire che mi piace sempre di più. Finalmente abbiamo conosciuto tutti i membri della famiglia e spero che la bambina sia dolce e tenera proprio come sembri, perché sembra davvero carinissima, mi piace tanto. Fatemi sapere ovviamente voi giù nei commenti cosa ne pensate, però vi ricordo di fare sempre attenzione a non scrivere il vero nome del gioco, perché altrimenti posso rischiare la rimozione del video, quindi mi raccomando. Io vi faccio tantissimi auguroni di buon Natale, vi mando tantissimi bacini e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!